principi, un'esperienza emozionale, soprattutto qua all'interno di Villa Gioiosa, che contribuirà di sicuro ad attirare anche il turismo, oltre che fare educazione ambientale in maniera diretta, come avete sempre anche voluto comunicare voi stessi. Ci può parlare di questo progetto? Questo progetto è importante per l'educazione ambientale, perché il parco da tempo è impegnato nell'educazione ambientale, oltre 10.000 studenti all'anno visitano il parco. Abbiamo voluto arricchire l'esperienza dell'educazione ambientale non solo con la natura, con l'enorme patrimonio che abbiamo a disposizione, ma anche con degli ausili didattici molto particolari, ricchi di tecnologia e ispirati al linguaggio e ai principi di un importantissimo libro, quello del Piccolo Principe, fra i più tradotti al mondo, che con la semplicità dei ragionamenti e dei principi ci spiega quanto è importante difendere l'ambiente, quanto è importante guardare le cose con gli occhi dei bambini. È quello che abbiamo cercato di fare con questo importante allestimento. Nel medesimo solco ci sarà anche un'altra area che sarà inaugurata presto. Certo, il solco è quello di non solo potenziare l'educazione ambientale, ma far diventare il parco, Casa Gioiosa in particolare, un vero e proprio attrattore turistico. Noi vogliamo che Casa Gioiosa diventi un luogo di visita cercato, perché i turisti possono trovare qui delle esperienze uniche che, ripeto, assieme alle esperienze naturalistiche importanti, assieme al Parco del Piccolo Principe, che è la novità di quest'anno, si aggiunge un'ulteriore novità, che è quella di un ulteriore allestimento multimediale molto immersivo e molto emozionale che faremo nell'ambito delle attività dell'area marina protetta. E poi, per quanto riguarda la fruibilità del parco, invece un'opera importante che è in fase di realizzazione, ovvero quella dei parcheggi. Ci può giusto illustrare come lo stato di lavoro di questa iniziativa? Ma questo è un progetto articolato e piuttosto ambizioso che il parco sta realizzando. Non siamo ancora pronti ad attuarlo nella sua interezza, però l'obiettivo è quello di tutelare il geosito di Capocaccia, fare in modo che nel periodo di punta, nel periodo estivo, non si verifichino più quegli ingorghi che ormai non stanno facendo bene all'immagine della città. Tutti i visitatori che raggiungono le grotte di Nettuno devono avere a disposizione un luogo sicuro per poter parcheggiare le auto, e su questo stiamo lavorando per fare in modo che la fruizione da qui, dal parcheggio che intendiamo realizzare al parco fino al promontorio, alla sommità del promontorio, possa avvenire solo con mobilità sostenibile di tipo elettrico. Ci sarà una navetta che accompagnerà i visitatori dal parco alla sommità del promontorio di Capocaccia.